Ciao ragazze, nuovo video sulle pulizie e come prima cosa mi lego i capelli, una cosa che odio soprattutto quando i capelli sono puliti, tenerli sciolti durante le pulizie, quindi legati. E ora appunto, oggi si deve rifare il letto matrimoniale, quindi mi vedrete rifare il letto, aprire subito le finestre. Una delle prime cose che faccio è scuotere un po', spolverare, arieggiare in questo caso il coprimaterasso, se no solitamente lo faccio con le lenzuola. Rifaccio il letto per l'appunto, metto il lenzuolo con gli angoli pulito, successivamente le lenzuola e poi il piumino con il copripiumino. Qui sto mettendo le coprifedere, anzi, qui sto mettendo i copricuscini con un po' di fatica perché sono veramente cicciotti questi cuscini nuovi che abbiamo e non riesco mai a farli entrare al primo colpo. È arrivato il momento del piumone, la parte un po' più antipatica, diciamo, di quando rifaccio il letto, perché insomma ci va un pochettino di tempo. Copertina ancora sopra, che mi piace un sacco, dell'IKEA. Poi sistemiamo i comodini, li riordino più che altro, tolgo le cose in eccesso, le cose dimenticate, da buttare, eccetera. Passiamo alla cameretta di Fede, che è sempre un gran casino, come potete notare. Peluche, vestiti lanciati qui e là, quindi insomma si sistema un po' tutto al mattino. Ci sono giornate in cui è più sistemata, altre in cui è un po' più disordinata. Rifaccio il letto e poi sistemo tutti i peluche messi bene sul suo letto. Arieggio anche la cucina, apro tutto, riordino ciò che trovo in giro, sti uomini. Ed è arrivato in me il momento di lavare i piatti. Molto difficile che succeda di trovarmi i piatti della sera prima da lavare, però ogni tanto, soprattutto adesso che sono in dolce attesa, capita. Sistemo le stoviglie, le pentole, le padelle, tutto quello che c'è da sistemare.
Do una pulita molto veloce al gas, davvero molto molto veloce, non è la pulizia profonda che faccio togliendo tutti i coprigas, insomma. Mi alterno tra come prodotti tra l'anticalcare e l'aceto, infatti qua mi vedete utilizzare l'anticalcare, invece per il lavandino utilizzo l'aceto, e avendo un odore molto forte, subito dopo averlo pulito bene, sciacquato tutto quanto, do una spruzzata di felce azzurra, che sapete che adoro follemente. Faccio anche una lavatrice, almeno una al giorno cerco sempre di farla, possibilmente due se ne è necessario quando si ha bambini, è così, e poi do anche una bella pulita al tavolo. Di togliere la polvere in tutta casa, ovviamente non vi ho filmato tutta la casa, però per farvi capire un pochettino come faccio, ho questi panni antipolvere con cui mi trovo benissimo, che utilizzo anche poi per il pavimento, e poi dopo pulisco con straccetto, con la carta e lo spray felce azzurra. Ora si passa al bagno, appunto passo questo disinfettante per WC e poi ho proprio lo spray disinfettante che utilizzo per bidet, lavandino e WC della Lisoform. Dopo aver pulito bene anche il WC, applico questo gel per WC che adesso vedrete, con cui mi trovo veramente veramente bene, perché dura tanto, profuma tanto ed è molto comodo da applicare. Ora passo l'aspirapolvere in tutta la casa. Stendo i panni della lavatrice e lavo ovviamente infine i pavimenti e finalmente mi posso riposare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazze, questo video di pulizie veloci. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!